Tu sei un padre. Un padre naturale per i tuoi figli. E il padre del tuo popolo, del quale sei responsabile, come io di Fabio. 27 anni. Fabio Dicelli. Mi chiamo Alberto Rubio. Ma per gli amici sono Cile. Vabbè, come ti devo chiamare allora? Cile, come vuoi chiamarmi? Il tuo primo viaggio a Cuba? Sì, il primo. Finora quello che ho visto mi ha meravigliato. È bello il tuo paese, sai. È molto bella la gente. Grazie. Fammi andare, va. Vado a lavorare. Mi muovo io prima che arrivi in grande capo a prendermi. Mi hanno chiesto un'offerta per il materiale d'ufficio. Una buona quantità. È una cosa magnifica. Adesso sai perfettamente quello che si deve fare. Voglio occuparmi personalmente dell'imbarco della merce. Mi sembra giusto, però Fabio, tutto a suo tempo. In primo luogo, occhio all'offerta. Papà, non sono mica un novello. E poi mi sto consigliando con il miglior venditore italiano. Forse non sarò il migliore, però sono sempre il tuo papà. Dai, dai. Questi vanno tutti insieme. Ciao Fabio. Ah. Papi, hai visto che roba? Non era per domani questa consegna. Devi vedere l'effetto che fanno di sopra. Stanno benissimo, il materiale è perfetto. Tanto ora sei tu che comandi. Ehi. Grazie, preziosa. No, grazie. Da stamattina che siamo qua. Se non controllo io, questi non fanno niente. Ai, Fabio. Presento un carabiniere, sempre dietro, ad abbaiare. Uè, raga, andiamo, dai. Insomma, Fabio, lascia che bevano qualcosa. Lascia stare che li conosco. Dai, ragazzi, sai? Ah, io ho bisogno di prendermi una casa per conto mio. E per quale motivo? Io ho bisogno di ricevere i miei amici, di vivere in una vera casa. Ti manca una casa? Francamente è l'unica cosa che non mi piace di questo lavoro, che stiamo sempre in albergo. Io mi ci sono abituato, però. Se preferisci, fa pure. Hai già un'idea? Cile mi ha trovato qualcosa qua vicino, ma non so, domani. Domani vedrò. A domani, Fabio. Pronto? No, non ancora. Guarda, lo faccio soltanto per te. Lo sai benissimo che questi locali non mi fanno impazzire. Così va molto meglio. Vedrai invece come ti troverai bene, Fabio. Oltretutto è un locale che bisogna proprio vedere. Guarda che mi arrendo. E tu pagherai. Cosa? Tu pagherai. Io pago. Sì, sei tu che paghi. Ma sei fuori, ma neanche. Non esiste. È il papà che paga. Andiamo, forza. Vai tu. Thank you.
potrai incontrare qualche ragazza con dei tratti asiatici. Non lo so, è che gira di gira sono sempre attratto da qualcosa di asiatico. Esotico. Ti capita anche con le donne? Forse. Prego. Grazie. Cosa fai qui? Aspetto un taxi per andare a prendere mia madre al lavoro. Se vuoi approfittare, noi stiamo prendendo un taxi adesso. Oh no, grazie. Scusa, come ti chiami? Sofia. Senti, Sofia, noi abbiamo un taxi qui e se vuoi ti accompagniamo. Grazie. Ti accompagniamo dalla mamma, conosciamo la mamma. E poi se volete vi accompagniamo a casa. Va bene. Ok. Prego. Secondo me l'hai incontrata. Non puoi stravolgere i ritmi di un paese che lavora così. Ci sono ancora abituata. Aspettano di sotto. Tu che fai? Ci vediamo tra un paio d'ore. Ho un incontro di lavoro. Ok. Ciao papà. Ciao. Ragazzi, fratello. Ciao Fabio. Non sono tutto insieme. Il conto, per favore. Sono $4. Ecco, per me. Grazie, molto gentile. Attenti!